Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. Nel 1905 Ruggero, secondogenito di Roberto il Guiscardo, fece erigere a Molfetta due ospedali, intesi nel senso originario di luogo per l'accoglienza dei pellegrini diretti o rientranti dalla Terra Santa, oppure in visita ai celebri santuari pugliesi come quelli di San Michele Arcangelo o di San Nicola di Bari, per ricevere indulgenze. Inoltre servivano anche per garantire assistenza materiale ai viandanti poveri, impossibilitati a pagarsi il soggiorno. Delle due strutture attualmente ne è rimasta una sola. Si tratta dell'ospedaletto dei Crociati, la cui struttura, perfettamente conservata, è costituita da due file di pilastri su cui poggiano gli archi che reggono la volta, tre i corridoi che hanno la volta della stessa altezza intervallati da alti archi. Lungo le pareti si aprono delle piccole nicchie di varie forme che servivano per deporre le suppellettili dei pellegrini. Su alcune colonne si notano gli anelli ove poggiare le fiaccole per illuminare l'ambiente. Significative sono le croci bizantine e le firme dei lapicidi posti sui pilastri della porta di Levante e su quelli della porta di Ponente dell'ospedaletto. Il flusso di pellegrini a Molfetta aumentò sensibilmente sul finire del 1100, quando giunse qui l'icona della Vergine della Tenerezza, dipinta sul legno di cedro, molto simile a quella di Santa Maria Maggiore venerata a Roma. Al titolo di Vergine della Tenerezza fu sostituito poi quello di Vergine dei Martiri per onorare i crociati e i pellegrini sepolti nella Carnaria. La devozione verso la Madonna dei Martiri nel corso dei secoli è cresciuta a tal punto che con bolla pontificia del 3 giugno 1951 Papa Pio XII dichiarò la Madonna dei Martiri copatrona della città di Molfetta e della relativa diocesi. Il 1 luglio venne solennemente incoronata dal Capitolo Vaticano, rappresentato dal Cardinal Federico Tedeschini. Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org.